Alla scoperta di Davide, l'azienda agricola Chilometro Zero. Oggi vi portiamo a conoscere Davide, giovane proprietario di un'azienda agricola dove tradizioni e genuinità si incontrano. Tra mucche, capre e tanti altri animali, Davide produce formaggi artigianali senza additivi e conservanti, perfetti per chi cerca il vero sapore della natura. Un viaggio nel cuore della produzione Chilometro Zero, dove la passione per la qualità è al centro di tutto. Ma dove ci troviamo? Ci troviamo ai Colli di San Fermo, nell'azienda agricola San Giorgio, gestita da Davide, precisamente a Grone, in provincia di Bergamo. Grazie anche all'aiuto di Linda, entrambi si impegnano nella lavorazione casearia di formaggi biologici, dove l'animale viene rispettato e amato, dove la passione per l'animale viene prima di tutto. Un giorno spettacolare dove abbiamo vissuto alcuni momenti tipici che un allevatore di frequente vive: la pulizia della stalla, dar da mangiare alle vacche, costruire lo scagna, un accessorio importante per potersi spostare in maniera veloce e rapida mentre si mungono le mucche. Questo e altro ancora. Ovviamente noi ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, siete tutti pronti perché oggi andremo all'azienda agricola San Giorgio da Linda e Davide. Andiamo nelle vacche, no? Ok, dai, aspetta. Bene, perfetto, mancano esattamente 20 secondi all'arrivo, guardate che panorama spettacolare. Ecco l'agriturismo. Eccolo, ci siamo, ecco, manca ci poco. Tira solo finestrino. È lì sotto, è quello. No, ma è quello là. Non so dov'è il socio, hanno detto che stanno controllando le capre a un vicino. Questo è griglia. Ok. Di solito siamo abituati alle fario, però. Vai, ma che storia. Dobbiamo entrare via. Oh, Vittorio, portaci al safari. Fermati qua. Bello. Ciao. Ah, eccole là. Ok, ci siamo. Buona. Adesso cameraman, inizia il tuo lavoro. Ciao. Bello. Ma ci sporchiamo anche noi adesso, spero. Che bello. Ragazzi, siamo appena arrivati. Io. Guarda che spettacolo. Che bello. Allora, cosa facciamo? Andiamo nascosto, cacci fuori. Che metto dentro? Allora, eravamo giù, ha detto che non arriviamo in tempo, invece no, ce l'abbiamo fatta. Preciso. Linda, Michelle, piacere. Vittorio. Linda. Leonardo. Piacere. Cameraman. Bene, perfetto. Volevamo già darvelo, dai. Ho fatto su una cosa. Piccolo pensiero, piccolo pensiero. Ma... l'ha fatto lui che fa il falegname. Grazie mille. Guarda, sai cosa faccio? Lo pirografo. Perché io ho provato col pesce, però c'è un pirografo troppo economico, diciamo. Grazie, bella, tagliamo il salame. Niente. Va benissimo. Grazie. Ah, almeno un pensierino così, dai. Grazie. Già. Madonna, burla se... Siamo appena arrivati qui all'agriturismo. Qua, come vedete, abbiamo qua i nostri amici cani. Me? Sì, ecco, anche io come per mestiere fa fare. Che bello. Come per mestiere, non fai al lavoro. Viene al lavoro poi la domenica. Perfetto. Ma, me cosa fai in quel lavoro, mestiere, uguale. Che bello, sì. Sì, certo. Perfetto, dai, vamo. Antica radio. Ascoltano la mitica radio, è vero? Quella di Instagram. Quante volte devi mangiare? Al 4. 4? Madonna. Una volta adesso. Ah, di fino ne serve, va, perché vale. Ogni vacca mangia 20 kg di fino al giorno più o meno. Mamma mia. Tu conta che già una forcata così è almeno 10 kg, più o meno. Questo qua è un tipo di fieno abbastanza pesante, un peso specifico alto. Oh, perché andiamo in palestra? Okay. Invece, quel fieno che butta giù lei adesso è un fieno con un peso specifico più basso. Più basso. Quindi è un po' più leggero. È più fibroso. Un po'
leggero. Con la mucca qui fa la lazzarona, non vuole alzarsi. Però è grasso come il fieno, mi sembra, quello che sono su... Questo è grasso, bravo. È grasso, infatti. Quello che abbiamo su noi è più magro. Questo qua è proprio il fieno grasso, sì. Varie tipologie di erba c'è dentro, mi sembra. Non è, sì, ma non è solo quello. È proprio anche... Se gli dai danni ai prati, è lo stesso grasso. Se ti metti a mia russa. Certo. Da quanto è che lei le mucche? Ma... mio papà ce l'avevo quando ero piccolino, io. Poi è arrivata la mucca pazza, l'ha smesso. Dopo me è sempre rimasta un po' la mucca, finché è arrivato il Covid e ho deciso di comprare le prime due, che sono quella lì, e questa la penultima. E poi basta, poi sono diventate 13. In 4 anni sono lievitano. Gli altri hanno già mangiato loro? Sì, dopo 20 ne avanzano un po'. Quello lì, se loro avanzano, gli va messo sotto i piedi qua e poi glielo do su nuovo. Quella è una bella roba. Ah, si va su allora. Perfetto, adesso andiamo a vedere come viene buttato giù, tra virgolette, il fieno, perché dopo gli animali giustamente mangiano quello, giusto? Ah certo, l'abbiamo appena visto, esatto. Andiamo a vedere il fieno. Perfetto, venite. Vediamo quant'è. Ora, guarda, occhio da non cadere dentro. Ah, è quella vuota là. Quindi il fieno, qua c'è tutto il fieno, tutte le valli di fieno. Sì. E beh, le buttate giù in queste botole praticamente. Esatto. Lì va a finire. Guardate che roba. Perfetto. Come fieno un po' lo dovete anche acquistare, sì, penso di sì. No, lo fa tutto Davide. Ah. Sì. Tutto qua in zona. C'è tutto, sì, dovete, sì, tutta sta roba. Sì. Vabbè, è tanta. Sì. Dopo vuol dire avere, penso, anche i macchinari per imballarlo, cioè, esatto, quello vuol dire. Esatto, sì. Poi su quello le specifiche ve le dice lui, perché non è che esatto, di motori, robe. Ma già vedo di qualcosa. Visto? Questi qua quando li avete fatti di formaggio sono stessi? Quelli ieri. Ieri. Ce ne elenchi qualcuno veloce, voglia? Vedi, queste qua sono formagelle. Ok. Queste qua sono ancora formagelle, come quella là, queste sono stracchini. Questo qua è stracchino, che? Okay. Adesso infatti ne tagliamo uno, così vediamo subito se è buono. Ah, ma in un giorno ha fatto subito grossa? No, lo stracchino. No, questi li ho fatti dietro. Ah, ok. Questi hanno 3 giorni e questi qui hanno... strachini quasi una settimana, quindi. È un'arte, comunque è un'arte. Ciao, che andiamo a vedere se è saporito. Come c'è la socchiola linea così, perché qui non è come negli altri posti, ma bisogna un po' arrangiarsi. No, che ti fanno vedere le cose, fare i video e poi quando arrivo non ci sono. Qua ci sono per davvero. Te, ma questa porta te la ricordi? Certo, sì, sì, è vero. Così rimane aperta. Esatto, certo. Guardatela qua. Lui va giù. Che bello, vedere dal vivo tutte queste cose. Tutti questi racconti, guarda te. È inutile che io faccio finta che ci sono e poi non è vero. A lei gli piace fare i video. Sì. E concreto, vediamo anche noi con il canale YouTube quando parli con le persone, un'altra roba, cioè per far vedere anche il discorso della vita reale al di là fuori del video, capito? Poi è quello il discorso. È concreto, cioè sul posto, cioè... Tanti posti magari fanno le cose ma le mettono insieme poi per fare audience. Esatto. Invece qua no, lei, tante volte mi dice, aspetta, fermati un momento, rifai quella roba lì che mi viene anche un nervoso, porco. Immagino. Porco ladro. Sappiamo qualcosa, giusto, noi? Quando magari si sbaglia proprio tanto, però se no, al naturale. Adesso vi faccio provare quella roba qua che voi non avete mai provato. È un animale morto questo. Pezzo di cervo che mi ha portato un cacciatore. Cervo, che? E io ieri l'ho fatto cuocere e va mangiato freddo. Pensa che? Quindi come si taglia? Dai, mangiate, sbranate tutto quello che ho incontrato. Tutto così. Come i vichinghi. Ah, Davide è un po' un vichingo. Senti bene. Buono, figlio. Ma non perché stiamo facendo quelli tranquilli, ma...
Basta far passare mezza giornata, poi poi mi... Sì, dopo mi scaldate un attimo. Ma che hai mai vinta? Purtroppo. No, mi magari. Credo, perché per forza. Allora, Feroci. Ci è sfuggito proprio l'orario. Io dico che intanto piazziamo su quella circolare che uso io per far sugli scan. E facciamo un po' di affilamenti di scan. Ok. E poi mangiamo. E poi il pomeriggio facciamo sulle gambe degli scan col tonno. Aspetta che per chiuderlo facciamo così, track. Ok. Ah, possiamo anche chiuderlo dentro. No, te. Dai, bici, vieni. Like, commento, iscrizione, condivisione. Wow! Più a destra o questo sinistro? Sinistro, destra, sinistro, certo. Quindi gli dà la strada. Capito? Hai già visto? Che non sono tutti uguali, sono alternati. Sì, sì, non sono tutti dalla stessa parte. Uno di qui, uno di là, uno di qui, uno di là. Come i denti della motosega. Esatto. Il taglio che fa, esempio, è 5 mm di larghezza. Lo spessore di questo è 3 mm. Più o meno questo è un 2,5, un 3. Quindi il legno già tagliato passa qui senza mai toccare qui in teoria. Capito. Poi qualche volta tocca. E è un bene. Torno. Vieni pure. Non so se si vede la prova. Il tornio serve per far su le gambe dello scalo. E sono queste. Questa è una finita. Poi gli dai la forma che vuoi tu. Ma prima delle balle di fieno, prima di mettere dentro tutti questi accessori, cosa c'era prima? C'era era solo... fienile ancora. Era ancora un fienile, è sempre stato un fienile. Sì, sì. Sempre stato fienile questo. Perfetto, adesso andiamo a vedere la cucina. Dai, vediamo un po' cosa ho cucinato. Prego. Con lo stracchino sulla frittata. Questo qualcosa che sarebbe una... Quella è la frittata, frittata con le patate. Con le patate. E poi ci mettiamo sopra uno stracchino. Un po' spettacolo. Una frittata. Niente di che, però... È lo stracchino che la rende buona. Lo stracchino in realtà non è un formaggio che si scioglie. Avete anche dei gallini qua voi? No, sono del papà di Davide. E magari funziona. Voilà. Vabbè. Proviamo. Questo è, scusa... Che è del primo? Stracchino, quello di prima, okay. Sì, sì. Proviamo, riproviamolo giustamente. Giusto per capire se effettivamente è cambiato di qualche ora. Buono. È ancora buono, è sì, manco sì, così. È ancora un coltello male. Vicino al presente mi piace sempre. Ora tocca a te, amici, dai. Vai. Ah, certo. Hai quella mano perché... Con calma, assaggia. Ispira. Ispira. Ah, vabbè, allora siamo a posto. Guarda, il formaggio va scaldato in bocca. Va scaldato, vado a passare quella? Buono. Prego. Grazie. Formaggio e ora lui. Allora, la pasta sta lievitando, ragazzi. La situazione è abbastanza grave. Il pasto, ragazzi, il pasto. La parte più importante. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. È tipo un sushi della valle, con due pacchetti. Ok, presenta la seconda mangiatoio. Vai. Ma ti sei scottato ancora sul dito che ti sei fatto male? No, l'altro. Bene. Ora passi. Ora presenta la tua mangiatoia. Ormai si è abituato. Vai, posto? No, bisogna aver testa perché comunque secondo me tanti si accosa sottovalutano anche in generale l'agricoltura e l'agricoltore. Invece, come dice mio nonno, e gare su proprie, bisogna avere comunque capacità e anche testa, perché c'è tutto un procedimento. Anche il latte per fare i formaggi, devi sapere quanta roba devi mettere, cioè il peso, tutte quelle robe. La stagionatura del latte dipende dai batteri e lui mi dice sempre non toccarmi mai i miei utensili, le mie cose, perché hanno una flora batterica di 4 anni che se la distruggi lavandoli certo. Più di quello che dovresti lavare. Ma come discorso tra pari, vero. Ma certo, è flora batterica, la stagionatura dei formaggi dipende dalle se batteri. Non c'ha quelle lì, ciao. Non è che sono batteri che ti fanno morire, no. Anzi, cioè, che servono, sì, no, è vero. Ho visto quel così lì, quando l'avevo visto ho detto
Ah, che bello, fai la domanda, poi appena inizia a parlare, come si dice, adesso siediti che ti racconto una storia. Sembra che ti sta dicendo così, sì, proprio sì, da come si è posto. Ma ti giuro che lui, veramente, è una fonte di informazioni. Anche banalmente, tipo il Paruk, non so se l'avete Paruk visto. Lo faccio di solito. Quel video lì, no? Cioè, io che cacchio ne so, cioè... Che cos'è il Paruk? È l'erba selvatica che trovi nella... E no, cioè, è un... comunque questo video è carino. Mette date sul profilo, ragazzi. Facevo transumanza e quindi facevo tutti gli anni dalle montagne e dalle montagne alla pianura, andando in estate appunto in alpeggio, e in pianura andavano dalle parti di Pandino, avevano una mandria di bovini, di solito non esistente. Erano persone normalmente anche famose, potevano permettersi degli anticipi d'affitto. Alla luce è più bello, il colore del legno quello sotto. E dopo quello lì. Wow. Dopo ti siedi. E poi tra circa 2 ore e mezza si munge. Equilibrio, penso. Sì, devi sempre tenere le gambe un po' avanti. Se le tieni indietro ti sbilanci facilmente. Se le tieni avanti è molto più difficile cadere. Sì. Quando ero piccolino io dicevo, orca, no, ma come faranno a star su? Invece poi quando ho provato da grande ora. Sì, alla fine sono tre. Cioè. Poi vabbè, questo qua va finito anche lui. Va lisciato e una cosa un po' diversa, insomma. Sì, bravo, secondo me la soddisfazione più grande è quella che lo chiami, cioè che dici, no, l'ho fatto io, fatto io, e il doppio della soddisfazione è anche sul discorso e lo puoi fare anche la forma che c'hai voglia, perché se te farlo, esatto, farlo come vuoi, esatto. No vabbè, ma i costi sono il meno. Secondo me è proprio, dipende, la soddisfazione personale, sì, d'averlo, no, fatto. Vabbè, questi sono certi, sì, costi ti fanno pagare. Un coso così sa quanto lo paghi nuovo. Il tarlo così lì non va a rovinarlo. Il tarlo, io ho trovato un modo per gli dai una spruzzata di benzina e olio idraulico. Benzina. Prima di iniziare a usarli, basta, il tarlo non entra più. Però le cose mi sono anche accorto che se le tieni usate, non difficilmente fanno il tarlo, ecco. Cioè. Sì, il tarlo poi si forma quando c'è il legno che grida una ita, fermo. Non solo, non sempre, cioè delle volte il tarlo si forma anche perché il legno è stato tagliato in luna sbagliata, bravo, trattato male. È successo male anche a me quando c'era sulla linea vecchia. Ecco. E tagli fuori luna, ti tocca poi, cioè, si va su. Esatto. Infatti la polvere così lo fa il tarlo, in teoria, quella polvere lì che sì, quella polverina lì sottilissima, sì. Tagli fuori luna. Perfetto, ok ragazzi, adesso ci stiamo incamminando. Dove vi chiederete? Ve lo dico io dove. Adesso noi siamo qua in questo sentiero e andiamo a vedere le rovine. Che rovine? Che rovine? Delle rovine dove portano le vacche d'estate. Quindi, dato che dobbiamo andare a mungere tra un'oretta. Ma non solo, c'è anche una fantastica vetta che puoi mostrare già direttamente dietro, no, giusto? Vai. Guardate che roba. Guardate. Ok, adesso siamo arrivati in un punto veramente spettacolare. È un punto, direi, di ritrovo, no? Guarda un po' come è fatto. Comunque ci sono i capanni per i cacciatori, ok? Per la postazione di caccia a capanno. Ma non solo, come potete vedere ci sono anche proprio delle rovine. Si parla di migliaia di anni fa che è successo qualcosa, non si sa cosa. Non essendo del posto non lo sappiamo, ce lo faremo sicuramente raccontare. E se continuiamo qua a sentiero arriviamo su proprio alla vetta della collina, giusto Michel? Io te lo spiego come un bambino, sembra un film. E qua, dislivello assurdo, siamo arrivati qua in questa fantastica baracca, soprattutto molto vecchia, direi, antica. Madonna. Ma qua dentro metteranno le buche. Guardate che roba. Le due. Wow. Hanno detto fate attenzione alle scale perché gli piace giocare. Oddio. Per fare anche l'inverno, perché c'è anche qua una cucina. Va bene, un po'. Mamma mia. Mi serve una casa questa. Immagino se c'è il temporale qua. Come basta? Tutto ancora qui, guarda. Mamma mia. Ah, lì vai, che bello. No, camminare sopra lì, per mettere a finire i gradini, perché ci sono dei piedi. Bello, bello da guardare. Dio.
Dai, bella storia di dentro, non so dove c'è. Cibo. Oddio. Non si vede niente. Non si riesce a vedere. Quando finisce? Fermo un attimo qua. Se ne va là in cima. Adesso si riprende col drone, si pulisce il letame. Che figata, ma com'è gregna che è sta. E poi si munge. È il momento della pulizia nella stalla. Ci uniremo a Davide e a Linda in un tipico giorno di lavoro tra le mucche. Puliremo la stalla, daremo da mangiare agli animali e scopriremo come si effettua la mungitura. Era il gatto, Questa qua è una bovina che ha partorito solo una volta, bisogna essere molto delicati. Tagli così, tac. Questo per? E inizia a fargli spurgare il siero, piano piano, lui inizia a... praticamente butta fuori la sua parte acquosa del latte e resta la parte proteica, grassa, zuccherina, eccetera. Ah, infatti si vedono i tagli, allora è quella dove c'è più acqua. In sostanza la parte sopra rigida, cioè rigida, solida. Il budino. Quando lo lasci lì che secca e fa la stessa cosa, più o meno, però noi acceleriamo un po'. È la cagliata. Esatto, la cagliata. Guarda che sistema un po'. In sostanza sotto c'è tutto siero. Ma la cagliata si può mangiare praticamente, giusto? Questo qua deve cuocere, diventa formaggio. Ok, giornata finita. Adesso abbasso il volume se non disturbo. Allora, a noi è piaciuto davvero tantissimo provare tutte queste cose qua, davvero. Anche il cibo e tutto. Vorremmo sapere un po' la vostra. Io volevo già dirvi che vi aspettavo un'altra volta. Quindi mi sa che è un discorso positivo. Pistello. Sì, ce n'è uno che circola il pipistrello. Quindi se volete venire un'altra volta sicuramente siete minacciati perché vi siete comportati bene. Esatto, volevo dirlo. Siete stati educati perché. Ah, ok, ma la sufficienza abbiamo. Non la siamo. Sufficienza ce l'abbiamo, perfetto. No, altro che sufficienza. Più sufficiente. Poi è stato bello avervi qui perché comunque siete in grado di capire le cose, che non è una roba così scontata. Perché tante persone magari vengono, chiedono, gli spieghi, non capiscono. Invece con voi è bello ragionare perché. Fate anche, se ti faccio un ragionamento fino a metà, lo fate andando avanti. E quindi uno è. È perché siete, eravate veramente interessati, cioè non solo per fare il video. E alla fine, secondo me, basta ascoltare. Cioè, non è che... però. Ma non è da tutti. Se non ti interessa, non ascolti, poi non so. C'è chi viene che. No, poi 1.000 euro ve li diamo per la corruzione, fanno proprio per certo. Sì. Ti bonifico con tanti. Tanti bonifico con tanti. Anche gli ognac. Vabbè. C'hai qualche niente, è stata una bellissima giornata, grazie. Grazie a voi. Te lì invece ti sei divertito? Sì, a me è piaciuto. È stata una bella esperienza. Se è piaciuto anche a voi lasciate like, commento, iscrizione, condivisione. Andate tutti a seguire Azienda Agricola San Giorgio su Instagram. Su Instagram noi pace, fa niente. Ok, vi lasceremo anche nella descrizione il link del magari loro profilo, tutte quelle robe lì. Noi ci vediamo ad un prossimo video ragazzi e quindi un saluto dai Bitrata XR e dall'Azienda Agricola San Giorgio e da Linda. E Davide, Linda e Davide. Linda e Davide, perfetto. Alla prossima! Ciao,